Buonasera, dunque, da Antonio alla Svizzera. Dunque, buonasera, faccio questo nuovo video. Ragazzi, la partita è finita da 10 minuti circa, da un ventino, di un quarto d'ora. Dunque, la Juve batte lo Spezia 3-0, con gol di Morata, poi Chiesa e alla fine ha segnato CR7. Diciamoci la verità. La partita è stata più difficile del previsto, diciamo. La Juve l'è riuscita solamente a sbloccare al 62esimo dopo che è entrato Morata dalla panchina, perché diciamoci nel primo tempo abbiamo fatto soltanto un tiro in porta e il palo di Ronaldo, dunque, se no abbiamo fatto poco e nulla, diciamo, passaggi sempre come al solito indietro e diciamo lo Spezia ha fatto quello che ha potuto, non è che ci ha attaccato chissà. Che cosa poi, dunque, per 62 minuti una noia mortale, una Juve che non riusciva a fare una discreta azione da gol. Dunque, poi è entrato Bernardeschi e Morata, la partita un po' cambiata, diciamo. Grazie all'entrata anche di Morata, al primo vero affondo di Morata, dunque dal cross della sinistra. Di Bernardeschi hanno riuscito a sbloccare il vantaggio della Juve. Poi è stato ancora 4 minuti al VAR per controllare se fosse in regola il gol o no. Poi da un'altra azione è arrivato anche il raddoppio di Chiesa, che prima il portiere Provedel ha fatto un miracolo e poi in tuffo ha segnato il 2-0 Chiesa. Poi nel finale è arrivato il 3-0, ma lo Spezia c'è stato in 5 minuti che ci ha schiacciato in difesa. E non riuscivamo solo a partire di contropiede, dunque una Juve ancora deve, anche se deve crescere, dunque deve crescere, non possiamo fare sempre venire gli attaccanti davanti alla porta nostra, dunque. Poi c'è arrivato in contropiede il 3-0 di Ronaldo, dunque è chiuso il match definitivo. Poi c'è stato il regalo del VAR allo Spezia con il rigore regalato, diciamo, io non l'ho visto bene, ma non lo so, rigore un po' dubbio. Dunque il 3-0, dunque, alla fin fine è meritato, però la Juve deve, se vuole passare con il Porto, deve fare un'altra prestazione, perché così non basta, non basta, perché il Porto è, anche se è di un altro calibro, dunque dovremmo fare di più, perché così non si va avanti, specialmente già sabato ci abbiamo lo Spezia e abbiamo la Lazio, è già un'altra partita difficilissima con la Lazio. Occhio, dunque, la Juve sale in classifica, però non ci montiamo la testa di questa vittoria. Buono per il terzo e quarto posto, dunque, che allontaniamo le altre squadre, però più di questo non ci montiamo la testa. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo domani alle 12, alle 11:50 con il solito prime pagine domani e poi vediamo. Domani sera poi c'è l'appuntamento con Daf Marcello e vediamo. Intanto un saluto caro anche al nostro caro amico Antonio Nuzzo, che oggi è scomparso il papà. Dunque ciao, condoglianze Antonio, dunque faccio anche un attimo un ricordo, il nostro amico Antonio Nuzzo, che viene sempre anche nelle nostre live. Condoglianze alla famiglia di Antonio, che oggi il papà se n'è andato. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani. Iscrivetevi ai nostri canali, iscrivetevi al mio canale, diciamo, mettete la campanella se vi è piaciuto il video, e iscrivetevi a tutti i canali nostri, anche quelli degli Avengers, che sono nostri amici. Dunque, Casarino, il canguro. Ciao a tutti, a domani. Ciao, 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 ciao.